Continuiamo a raccontare la nostra domenica. C'erano diversi dei nostri collaboratori, dei nostri video reporter che sono andati in giro per il nostro territorio bresciano, parlando giustamente dei Centurioni. I Centurioni che con la Serie A in questo momento hanno delle difficoltà, hanno perso fuori casa contro la squadra del Milano e hanno cambiato durante la settimana head coach. Si è dimesso Francesco Filippini e adesso Alessandro Gedo deve portare avanti giustamente questo campionato. Dicevo, la seconda squadra dei Centurioni Lumezzane trovava Rugby Chiese, parliamo di C2, parliamo del nostro Luciano che è andato a seguire questa partita. Vamos! È andata così una partita che secondo me potevamo anche riuscire a vincere. Il primo tempo l'abbiamo giocata male, senza molta convinzione, anche un po' paura, un po' titubanti delle cose che volevamo fare, un po' il tempo è così. Secondo tempo ci siamo ripresi, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto non andiamo, dove abbiamo avuto più difficoltà sono state sui punti d'incontro, ci siamo messi a posto, non abbiamo più preso calci e siamo riusciti a segnare 3 metri e penso che la partita secondo tempo potevamo anche portare a casa la vittoria. Speravamo almeno di prendere il bonus difensivo oppure sulle 4 metri e non ci siamo riusciti niente. Sarà per la prossima volta. Di questo campionato vogliamo semplicemente riuscire a arricchire la nostra rosa, portare avanti una squadra con un certo tipo di gioco e riuscire a fare delle belle partite e più che altro anche per recuperare gente infortunata magari della prima e poter magari continuare a giocare tutti. Capace! È tutto!
la soddisfazione più grossa che abbiamo noi è stata quella di riuscire quest'anno a costruire la cadetta su gente che avevano smesso da parecchi anni, e tutti insieme siamo riusciti a fare un bel gruppo. Continuiamo così, la strada è lunga, però sono sicuro che i risultati arriveranno. Onore ai vincitori, perché veramente anche loro ce l'hanno messa tutta e va bene così, c'è da migliorare domenica per domenica e sicuramente i risultati arriveranno. La prossima partita penso che sia la partita più dura che ci attende, perché col Dedenzano, in casa del Dedenzano, sicuramente i ragazzi ce la metteranno come stanno facendo adesso domenica per domenica, sperando che miglioriamo col tempo, anche noi avremo le soddisfazioni di vincere.